Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qui per parlare del piccolino di casa Roland, Jupiter XM. Jupiter XM, come molti di voi ormai sapranno perché è uscito da un po' di tempo, è la versione ridotta solo nel formato chiaramente di Jupiter X, perché fondamentalmente gli strumenti sono esattamente identici, hanno gli stessi motori, hanno gli stessi parametri, hanno qualsiasi cosa identica a differenza del formato che chiaramente su XM è molto più compatto e chiaramente anche il peso è decisamente più contenuto perché XM è un synth potente in un pacchetto, diciamo, molto compatto, dove invece l'X è un sintetizzatore molto ingombrante e importante, quindi è un sintetizzatore che pesa 17 kg ed è più grande di Phantom 6 che c'è qui di fianco. Jupiter XM al tempo stesso ha anche tutto il pannello posteriore, quindi tutte le connessioni sono esattamente le stesse di Jupiter X, quindi anche dal punto di vista della qualità audio non c'è un minimo di perdita. Quindi fondamentalmente abbiamo lo stesso strumento, Jupiter X e Jupiter XM sono lo stesso strumento in due formati diversi. All'interno di Jupiter XM sono presenti i Model Banks, che sono Jupiter 8, Juno 106, JX8P, SH101, XV5080 e RD700GX. È presente inoltre un vocoder e di recente è stato rilasciato un nuovo Model Banks, che è il JD800, che è però opzionale e installabile dall'utente. Model Banks di JD800 funziona sia su XM che Jupiter X, anche su Zenology. Se voi avete una licenza, perché si tratta di una lifetime key, quindi una volta acquistata, che costa 149 dollari, JD800, una volta acquistato potete tranquillamente passarlo su i vostri strumenti. Ipotizziamo che avete sia Jupiter X che Jupiter XM, non dovete comprarla due volte, ma basta una licenza e potete installarlo sia da una parte che dall'altra. Quindi una volta acquistata la vostra licenza potete installarlo all'interno di Jupiter X o Jupiter XM e avete a disposizione i preset originali, i 64 preset più altri 64 nuovi e oltre a questo tutta la sintesi di JD800. Jupiter XM chiaramente, essendo un sintetizzatore molto più compatto di Jupiter X, per limiti fisici, quindi limiti di disposizione e di spazio a disposizione dei comandi a pannello avrà delle differenze dal fratello maggiore. Quindi avremo ad esempio gli inviluppi che non sono doppi come su Jupiter X, ma cioè, sono solo dei knob dedicati agli inviluppi e poi dopo con uno switch si può selezionare se dobbiamo modificare pitch filtro o amplificatore, che è la stessa cosa che tra l'altro succede su Phantom, perché comunque anche Phantom ha questa situazione. Abbiamo chiaramente i parametri a disposizione disposti leggermente in modo diverso perché viene sfruttato il pannello, però comunque, ripeto, le funzioni di base sono esattamente le stesse, né più né meno. La differenza è che Jupiter XM può funzionare anche a batterie, come in questo caso. Funziona esattamente con delle batterie stilo. I tasti sono slim, diciamo, sono comunque dei tastini più piccoli rispetto a un passo standard, ovviamente per tenere lo strumento compatto. Sono
Sono comunque sensibili alla velocity, non all'aftertouch, ma lo strumento comunque, se comandato da fonte esterna, risponde all'aftertouch laddove il suono sia programmato per funzionare con aftertouch. Quindi se avremo ad esempio un pad dove l'aftertouch ci apre il filtro, se noi abbiamo una master esterna collegata via MIDI, potremo pilotare e comandare l'aftertouch senza nessun problema. Jupiter XM, come dicevo, è un sintetizzatore compatto ma molto potente, quindi è sempre possibile creare delle scene da 5 parti, dove una parte è sempre dedicata alla ritmica e 4 parti sono i vari model banks che noi abbiamo al suo interno. Ogni model banks ha una specifica polifonia, diciamo che indicativamente, ad eccezione di XV5080 e RD700 che hanno 256 note di polifonia, gli altri modelli, ora non so di preciso quant'è la polifonia per JD800, però i modelli, diciamo quelli che emulano l'analogico, quindi Jupiter, Juno, JX8P e SH101, indicativamente hanno fino a 32 note di polifonia. Poi dopo queste note di polifonia verranno suddivise all'interno della scena in base a quante parti noi stiamo utilizzando e quante ne abbiamo effettivamente attive, in base anche poi a split layer e tutto quello che è la nostra scena in quel momento. Possiamo lavorare chiaramente in single tone, quindi con una parte sola attiva, Jupiter XM e Jupiter X sono a livello di politimbricità più potenti di quello che è ad esempio un System 8, che ricordiamo ha appunto 4 motori al suo interno interscambiabili, quindi vabbè, la sintesi è leggermente diversa, però nel momento in cui si va a utilizzare System 8 in modalità bitimbrica, lì la polifonia viene troncata e diventano 4 note per ogni parte, quindi sono 2 parti, quindi 4 più 4. Se si usa in monotimbrico sono 8 note totali, no? Diciamo che sì, magari la sintesi utilizzata all'interno di Jupiter X e Jupiter XM è leggermente meno dettagliata rispetto a System 8. La fedeltà del suono è molto molto alta, perché questo strumento suona decisamente bene, è molto vicino al sound di un analogico. Al suo interno anche una scheda audio, quindi può trasmettere l'audio via USB. Una volta collegato al nostro computer possiamo tranquillamente utilizzarcelo per registrare, per fare quello di cui abbiamo bisogno. Ma potrebbe essere anche uno strumento per delle situazioni live, dove non abbiamo la possibilità di portarci Phantom o altri strumenti più grandi. Ipoteticamente bisogna fare un viaggio in aereo, questo tranquillamente ci sta in una borsa e si può portare, penso, tranquillamente in cabina. Noi possiamo programmarci tutti i suoni o importarli, perché ricordiamo che
Jupiter X, Jupiter XM, Phantom, RD88 e altri condividono quella piattaforma Zencore su cui sono basati i suoni, quindi è possibile interscambiarsi determinati suoni, possiamo creare dei tone su Phantom e importarli dentro Jupiter XM o viceversa, quindi è possibile comunque ricrearsi i propri suoni o importarseli in modo tale da avere quello che ci serve in un formato più compatto, e a quel punto possiamo anche far sì che nel momento in cui non abbiamo la possibilità di portarci il nostro strumento più grande, diciamo lo strumento principale, andiamo comunque sul palco con Jupiter XM, ci facciamo magari trovare una master, due master, quello che ci serve, però abbiamo i nostri suoni. Quindi l'idea di base di Jupiter XM è quella di essere un modulo, diciamo, un expander con la tastierina annessa. Bisogna ragionare sul fatto che Jupiter XM è un synth castrato. No, attenzione, perché quando è stata pensata la linea Jupiter di XM e X, il primo sintetizzatore che è stato pensato è stato appunto XM. Cioè, non è stato un ripiego Jupiter XM. Jupiter XM è l'idea originale, che è né più né meno un modulo con la tastierina, come dicevamo. Poi c'è Jupiter X che ha la stessa meccanica, 61 tasti di Phantom, più parametri a disposizione sul pannello perché le dimensioni dello strumento ce lo consentono, e al tempo stesso però gli strumenti sono esattamente identici. Io su XM ho caricato il mio backup di Jupiter X, e avendo avuto Jupiter X prima di XM, Jupiter X magari chi ha avuto modo di provarlo sa che ci sono un paio di banchi scene aggiuntivi che su XM non ci sono. Però se noi facciamo un backup, se noi come nel mio caso abbiamo un backup di un Jupiter X, in tempo 10 secondi ho caricato il mio backup di Jupiter X e ho praticamente riavuto il mio strumento esattamente identico ma in un altro formato, quindi assolutamente perfettamente funzionante. Jupiter XM invece è uno strumento che secondo me è molto valido e ultimamente viene un po' troppo sottovalutato, perché vuoi per le dimensioni, perché sembra quasi magari passa un po' per il giocattolino, no? Però lo strumento è innanzitutto costruito molto bene, perché è veramente fatto bene, cioè non è che pesa niente, ma anche il pannello, cioè i potenziometri sono fatti bene. La tastierina comunque è ben fatta, per quanto possa essere una tastierina mini, non bisogna immaginare una tastierina, per chi chiaramente non ha avuto modo di provarla, non bisogna immaginare una tastierina di quelle super economiche da 99 euro, delle mini MIDI keyboard che si trovano magari di varie marche, no? E quelle sono veramente con una corsa del tasto molto bassa, il tasto molto corto e quindi la suonabilità, poi 25 tasti, la suonabilità è chiaramente ristretta, no?
Questo è uno strumento che ci permette di interagire perfettamente con i suoni al suo interno in maniera decisamente buona, per chiaro. Siamo tutti d'accordo che un tasto synth action o comunque semipesato passo standard è meglio se uno necessita di solo ed esclusivamente il tasto standard, cioè il fatto che sia più compatto non interessa, allora c'è Jupiter X. Bisogna tener conto di una cosa però, che tra Jupiter XM e Jupiter X c'è una differenza di prezzo di oltre 1000 euro. Quindi con 1400 euro circa vi portate a casa Jupiter XM, con 2300-2500 euro si prende Jupiter X. Quindi comunque l'esborso dello strumento è diverso, cioè Jupiter X è uno strumento veramente bello, ma chiaramente ha un costo superiore. Sia i modelli X che XM a bordo hanno degli speaker, hanno il Bluetooth per lo streaming audio, 256 scene a disposizione, sono tutte sovrascrivibili, quindi comunque tutte le scene anche già a bordo nello strumento comunque possono essere sostituite, e quindi abbiamo una buona quantità di spazio all'interno dello strumento. Chiaro, si potrebbe chiaramente averne di più, però stiamo parlando delle scene, perché voi se ragionate sui suoni singoli, quindi se prendete il Jupiter 8 per esempio e andate nel singolo suono, ce ne sono tot. Se prendete giù uno 106 ce ne sono altri tot, cioè di single tone ce ne sono molti di più. Quindi poi ci sono tutti i preset di XV5080 che sono 400, 500, forse addirittura 600 solo quelli, si possono importare, comunque c'è spazio per aggiungere dei suoni esterni, aggiuntivi tramite ZenCloud Manager. Per tirare le somme, Jupiter XM è assolutamente un sintetizzatore molto potente che in un formato compatto vi dà multitimbricità, diversi modelli al suo interno, quindi fatevi solo il conto di quanto costano gli strumenti originali presi singolarmente. Se voi prendete anche solo quello che, lasciamo perdere, anche la licenza di JD800 che costa $149, se voi vi volete comprare un JD800, strumento originale del 1991, che quindi ha 30 anni, oltre a tutti i problemi che si porta dietro, perché comunque è uno strumento molto delicato, poi problemi di colla rossa, e lo strumento chiaramente ha i suoi anni, quindi potrebbe avere anche problemi di elettronica, lo strumento raggiunge cifre abbastanza alte, quindi parliamo di 800-900 euro comunque di sintetizzatore in buone condizioni, perché quelli al di sotto di quella cifra comunque hanno probabilmente qualche lavoretto da fare, ad esempio la colla rossa. Quindi voi già con $149 vi portate in questo strumento, o anche Jupiter X chiaramente, uno strumento che usato costa attorno agli 800 euro. Ripeto, questo strumento nuovo costa 1400 euro, quindi fate già un conto di quello che è opzionale, ma senza andare su JD800 che è opzionale, quello che c'è al suo interno, Jupiter 8, se ve lo comprate, probabilmente costa come minimo 15.000 euro. Un Juno 106 singolarmente costa più o meno 1.000 euro, un JX8P anche lui dagli 800 euro in su, e via così. Quindi con 1.400 euro di Jupiter XM, altro che, cioè, probabilmente non prendete neanche un SH101, con meno di quello che costa Jupiter XM, forse solo XV5080, che dovrebbe essere sui 500-600 euro. Quindi, giusto per fare un rapporto di quello che è fornito all'interno dello strumento già di default una volta acquistato e il vero valore di quello che c'è al suo interno, perché comunque c'è
uno sviluppo dietro. Bisogna pensare che comunque mettere, ricreare questi sintetizzatori storici e metterli in digitale, riprodotti in alta qualità e a disposizione in un unico pacchetto come è Jupiter X o Jupiter XM, ha un costo di sviluppo non da poco, quindi c'è anche da pensare a quello di discorso. Detto questo, comunque lo strumento suona molto bene e quindi secondo me vale fino all'ultimo euro che costa. A provare Jupiter XM e anche Jupiter X chiaramente quando ne avrete la possibilità, perché è uno strumento veramente valido. Io sono estremamente soddisfatto di questo strumento perché è davvero ben realizzato e già prima di averlo, quando l'ho provato a fine 2019, mi aveva particolarmente colpito per la qualità, perché inizialmente veramente la prima impressione magari fa storcere un po' il naso per il form factor, però ripeto, una volta provata tutti i dubbi spariscono. Bisogna vederlo veramente come un coltellino svizzero questo strumento, perché all'interno del nostro setup può veramente dare quel qualcosa in più e ci permette di avere degli strumenti storici innanzitutto all'interno di uno strumento hardware e quindi con una CPU dedicata e che non va a infierire poi sulla nostra CPU del computer come se stessimo utilizzando Xenology, perché i VST comunque di Xenology richiedono una certa potenza di calcolo, quindi diventano abbastanza avidi dal punto di vista della CPU, soprattutto se non abbiamo un computer o un Mac di ultima generazione, quindi il carico di CPU diventa abbastanza importante. E quindi abbiamo un hardware dedicato che si occupa di fare lo strumento musicale. Quindi l'hardware è assolutamente all'altezza del suo compito. Io, come al solito, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab.